Cioè, ragazze, questo qua non è sudore, è profumo, caffè da me, sto così, esco profumato per voi. Bene, ragazzi, oggi vado a fare un video, chi gli ho promesso, praticamente, c'è un capello qua, che gli ho promesso praticamente da un po' di tempo, tanto tempo, però non ho potuto fare video perché ho lasciato il prodotto che devo parlare in Italia. Quindi io avevo pensato in parlare dei componenti, delle cose, di tutto, però ho perso per la seconda volta, non lo so adesso se ritrovo, forse è andato nella spazzatura, nella mondizia, non so, i fogli che ci sono i componenti di questo prodotto. Come potete vedere sono in bagno, perché pensavo che la luce era meglio, aspettate un attimo. Adesso forse è un po' di meglio, però non è. Non è tanto buona, va bene. Però non ho trovato, quindi vado a parlare di come funziona e tutto il prodotto. E ce l'ho il viso lavato. Ci ho messo solo un po' di burro cacao qua nella bocca perché praticamente una cosa che non mi è mai successo. Che d'estate mi sta screpando. Non so se sto bevendo poca acqua, non ho capito bene. Io penso che sarà allergia, qualche rosseto, qualcosa, penso di più che sia quello. E niente, ragazzi, di cosa vado a parlare oggi? Psst, di questo prodottino qua. Chi sarebbe Starlaude Idealisti? Di cosa serve questo qua? È per minimizzare i pori. Cioè, i pori grandi. Io ce l'ho qua in questa zona. Per avere la pelle grassa, di solito le persone che hanno la pelle grassa o la pelle mista, hanno i pori più dilatati, più aperti. E io sono una di queste. Io in realtà ho la pelle mista. Qua è normale, diciamo, la mia pelle non è secca, è normale. Però questa zona di qua, il naso, che si prende un po' le guance, perché del naso scendi qua e c'è questo pezzettino qua delle guance di qua fino a qua. È grassa, quei pori un po' dilatato, però qua questa zona è secca, secca no, normale, questa zona è secca, qua, qua è un po' grasso pure, di solito la zona un po' più centrale del viso qua è secco, quindi è così. E da un po' che utilizzo questo prodottino qua, cosa posso dire su questo prodotto? Praticamente, potete vedere, è un serum, vado a far vedere a voi com'è, praticamente è come una crema un po' più, diciamo, è un po' fluida, sai, un po', però non tanto. Quindi cosa facciamo? Io quando li metto di solito comincio a mettere nella regione, a volte pure con pennellino, però se io mi vado a truccare faccio con pennellino oggi come li sto mettendo per andare a letto. Io di solito lo metto di giorno, però dipendendo dal fondotinta o delle cose che tu vai a mettere, a volte questo qua non va bene con dei protettori solari, quindi praticamente comincia a uscire dei grumi, delle cose. Ma è perché questo succede quando il prodotto sono delle cose che non sono compatibili l'uno con l'altro. Quindi cosa succede? Io metto qua nelle zone. Li metto di più in queste zone qua centrali dove io ce l'ho il problema e poi li spalmo per tutto il resto. Quella quantità lì è basta per tutto il viso e li lascio assorbire. Provo a mettere anche un po' nel collo e lui assorbisce quasi che subito. Cioè, tutto fai questo con la pelle pulita, ragazzi. E cosa sempre, la prima cosa che tocco è diventa una seta e già da guardare non si vede più i pori. Questo qua è una cosa istantanea, però non è che adesso non ha proprio i pori. Quando tu vai a lavare il viso e i tuoi pori vanno a apparire un'altra volta. La cosa lui promette? Lui promette con il tempo di utilizzo. Questi pori che tu dici, che tu guardi qua, che spariscono adesso e che quando tu lavi si ritorna a vedere, con il tempo loro vanno a diminuire perché lui c'è una tecnologia che fa ridurre i pori come, sai, un po' di... Io penso, perché in realtà non ho guardato i componenti,
che abbia un po' di acido dentro di lui tutto, perché, come ti ho detto questi giorni che ho la pelle un po' sensibile, una cosa che non avevo mai successo, mi stava uscendo un po' di pelle di qua pure. Quindi io penso che è perché lo sto utilizzando un po' di più questi tempi, questo prodotto qua, perché lo stavo utilizzando lui, pure la vitamina C di solito me, però la vitamina C non mi ha mai dato questo effetto, che è una cosa che io ho sempre usato più spesso, lo sto usando di più perché voglio finire questo qua, se non passa e dopo aperto lui dura 24 mesi, diciamo, meno quello che dice qua, e praticamente già da un po' che io ce l'ho, sempre mi faceva pena usare perché è caro. E quindi io l'ho usato e l'ho comprato. Beh, adesso a dicembre farai 24 mesi, quindi voglio utilizzare prima che passi tempo. Quindi cosa succede? Già nel tocco è meraviglioso. A me mi piace usare, poi lo seccare, poi faccio il trucco, queste cose. Però lui non va bene con il protettore solare che ce l'ho qua, perché non sono dei protettori solari per la pelle grassa come ce l'ho io, cioè, ho bisogno di comprare di solito, vado a cercare su eBay o su quelle cose, perché a me mi piace usare quelli giapponesi, quelli coreani, che sono per me il migliore protettore, almeno nel sentito di tocco, non è grasso, non ho trovato nessun altro che non mi lascia la pelle grassa come quelli lì, quindi li devo comprare, e quelli protettori. Quindi ragazze, è questo. Quando utilizzo, e io riesco a vedere sì che la mia pelle già in una settimana cioè comincio a vedere che la pelle migliora, il tocco rimane più liscio e tutto, la riduzione, sai, dei pori si vede con il tempo, però a volte io non posso dire in realtà, ah, davvero diminuisco il tempo. Io ci credo perché la tecnologia che loro usano, sai, per il prezzo davvero deve avere quella tecnologia di tante cose che loro hanno fatto un sacco di ricerche per arrivare a questo prodotto qua. Però non è una cosa che praticamente ho usato e domani la mia pelle già sta meravigliosa, perché non è un peeling chimico. Che anche il peeling chimico per i buchi di brufolo, queste cose non riesce a togliere. Riesce a migliorare, ma no, non è un trattamento invasivo, forte, è una cosa che con il tempo, con gli anni, che tu cominci a vedere. Quindi, come trattamenti con gli acidi, è una cosa che tu vai piano piano. Trattamenti a casa loro non ti fanno quelle cose esagerate. Quindi è uno skincare, è una cosa che tu vai a trattare e vai a vedere la differenza della tua pelle con il tempo. Adesso io ho 30 anni, tra 40 anni io vado a vedere la differenza che io che tratto della pelle oppure una persona che non li tratta della pelle, capito? La differenza che io sembrerò, almeno spero, più giovane di chi è una persona che vai sempre a mare, fare tutte quelle cose lì, prendi sole senza protezione, queste cose, sembrerà un po' più vecchia che è normale perché sta distruggendo la pelle e tutto. Quindi ragazzi, io posso dire che se tu hai pori dilatati, queste cose, è un prodotto che io dico che potete comprare, che davvero migliora l'aspetto della pelle pure subito. Migliora tanto, lascia la pelle, guarda. Liscia, solo di toccare così, oh, si gira gli occhi, quasi godi. È un tocco meraviglioso, sembra velluto, sai, è buono di toccare, velluto nella parte liscia, non nell'altra parte. Sembra velluto e quindi è un prodotto che posso dire, però quella cosa lì non, lui non va bene con tutti i prodotti. Ce l'ho qua un protettore, però mi sa che non è quello italiano. No. Che non va bene, io li metto come protettore, vengono i grumini, quelle cose lì, quindi deve essere un protettore solare per la pelle grassa, uno senza, sai, dovete provare. C'è questo problema di dover provare protettore, però io ce l'ho il coso della Clinique, quello in gel, l'idratante, e quello lì va bene con questo, quindi io penso che le cose in gel vanno più bene, però non so, è sempre dovete provare nella pelle. Di solito il protettore coreano e quelle cose lì non hanno problema, c'è pure uno di spray che è ottimo.
Questo ragazzi, ho già parlato del prodotto idealistiche chi è sì, buon se volete davvero che faccia parlando dei componenti uno per uno di cosa serve quello lì io vado pure a cercare posso fare questo video però per fare tutto questo video qua dovrebbe avere un sacco di visualizzazioni che è una cosa che non lo so se avrà no, una cosa così può succedere che lo YouTube è un po' pazzo. Va bene ragazzi, un bacione e metti mi piace, metti un commento qua pure su, perché solo così che io riesco a sapere se a voi piace il video, perché tu guardi il video e poi non metti mi piace, non scrivi niente, come faccio a sapere? Non lo so, non lo so. Bacione, ciao ciao.